sarebbe male se vede la mia tecnica di calcio, però sta migliorando un poco a poco. C'è un grande lavoro fatto con Philippe Bussy che mi aiuta in questo, mi aiuta in tutto quello che è la mia progressione nel piazzato. C'è ancora tanto lavoro da fare, purtroppo non sono ancora bello da vedere, diciamo. Per il momento oggi sicuramente sono stato preciso, cosa che devo mantenere nel proseguo dell'allenamento, ma soprattutto allungare un po' quello che è la distanza. Sono sicuramente soddisfatto gli 8 su 8, ma c'è ancora tanto lavoro. Non è Wilkinson ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, io non lo sono ancora, e quindi rido quando mi dite questa cosa, perché sicuramente non mi sento Wilkinson, perché lui ha vinto una Coppa del Mondo, ha dimostrato di fare veramente 100% e lo sta dimostrando ancora. Io ho ancora molto lavoro, sono ancora sul 70-75% e non basta ancora per vincere. Devo trovare il modo di, come dice Filippo, di rompere il vetro e andare oltre, in modo tale da avere più potenza e andare più distante. Ci sto lavorando, è un anno che calcio, quindi ci vuole tempo, pazienza come l'abbiamo avuta oggi, pazienza passo dopo passo, siamo arrivati alla vittoria e così deve essere. No, è cambiato col fatto che dovevamo essere consapevoli di giocare come avevamo provato durante la settimana, e forse nel primo tempo non abbiamo fatto molto e è bastato guardarci negli occhi per capire che bisognava trovare la calma e cominciare a giocare dove volevamo giocare. Quindi la cosa positiva è che si è vista la pazienza di mantenere il possesso, di fare più fasi, 15-16 fasi, non so quante fasi abbiamo fatto una volta. E la cosa importante è che ogni volta che abbiamo avuto l'occasione abbiamo preso. Noi almeno giocatori non abbiamo mai detto questo. Cioè, ho sempre detto che dal mio punto di vista ho sempre detto che sono giovani che stanno spingendo dietro, che mettono concorrenza, quindi è molto positivo per noi, perché comunque possiamo cercare di giocare meglio e dare qualcosa in più. E quindi no, sono sicuramente giovani che hanno voglia di entrare in questa squadra e di dimostrare il loro valore. L'importante è che ci siano giocatori sempre pronti, che siano giovani o meno, comunque l'importante è che ci siano, e la cosa positiva è questa.